Il lunedì alle 11:30 è lo spazio dedicato al fatto di Giancarlo Marcotti, che saluto subito. Giancarlo, bentornato anche questa settimana. Grazie Emanuela, un saluto a tutti gli ascoltatori. Naturalmente il tuo fatto poi lo troviamo anche in altri momenti della nostra programmazione e soprattutto on demand sul nostro canale YouTube, quindi andate poi ovviamente a posteriori a rivedere la puntata se vi perdete qualcosa, ma soprattutto anche a rivedere le puntate precedenti, anche perché io e Giancarlo cerchiamo sempre di mantenere una sorta di filo conduttore. A parte che Giancarlo non è complicato perché i temi che ruotano intorno al coronavirus sono bene o male quelli, sempre in pending, l'Europa, gli aiuti al nostro paese, il recovery fund, tutto quello che ancora, insomma, agita peraltro le acque all'interno della maggioranza. Ci torniamo tra poco su questi temi, prima però, insomma, l'argomento della settimana e del periodo è sicuramente la scuola che ha riaperto, il primo banco di prova vero, perché, insomma, mette in movimento una serie di questioni dopo il lockdown e dopo questa emergenza coronavirus. Allora, la mia domanda è la seguente, Giancarlo. Poi analizziamo i punti, aspettiamo anche i messaggi dei nostri telespettatori. Ci siamo fatti trovare pronti a questo importante, appuntamento? Guarda, se devo dare un titolo alla scuola, come è stata così, come viene ripresa dai vari giornali e dalle varie TV, direi che siamo al Festival dell'Ipocrisia. Perché? Guarda, Manuela, allora io abito in centro, nella ZTL, e dove abito ci sono i due istituti, i due licei, scusa, storici della città, cioè il liceo classico e il liceo scientifico. Ebbene, fuori da queste scuole qua, quindi io ogni mattina, diciamo, ho centinaia di ragazzi, diciamo, sotto casa. Ebbene, questi ragazzi anche stamattina, ma già le settimane scorse, perché ricordiamo che dal 1° settembre c'erano quelle cose. Comunque, insomma, stamattina in particolare, fuori dalla scuola c'erano assembramenti, come è giusto che ci siano tra ragazzi che stanno non solo vicini, ma insomma, sono ragazzi di 15-16 anni, sarebbe assurdo il contrario. Ecco, tutto questo fuori, poi invece bisogna entrare uno alla volta, poi la A entra da una parte, la C entra dall'altra, cose ridicole, ridicole, siamo proprio al ridicolo, insomma. Al Cioè, ridicolo. fuori dalla scuola c'è una vita, dentro la scuola facciamo finta così che manteniamo le distanze, i banchi singoli, tutte quelle sciocchezze lì. Penso che sia chiaro, insomma, Beh, Giancarlo, perché. guarda, io ci metto, se vuoi ci metto anche del mio, anche se non c'è bisogno, nel senso che nel senso, basterebbe anche questa frase per scatenare una serie di riflessioni, però mi viene in mente quest'estate quando ancora addirittura non si sapeva, o meglio, sì, sapevamo che le scuole sarebbero state riaperte, però ancora c'erano molte più incognite rispetto a quelle che ci sono oggi, e per fortuna perché oggi è ripartito tutto, però in contemporanea vedevamo bambini stessi, visto che stiamo parlando di loro, comunque ragazzi, giocare insieme in spiaggia, nei parchi giochi, oppure gli studenti un po' più grandi andare giustamente, no, fuori a bere con gli amici, movida, quindi mi riaggancio a quello che hai detto tu. Insomma, un po' di ipocrisia l'abbiamo vista. Un po' tanta, direi. Ripeto, ma è così, e purtroppo questo è l'andazzo. Noi ormai lo sappiamo che alla televisione abbiamo una rappresentazione della realtà che non è quella poi reale. Cioè, è inutile tenere i banchi staccati, eccetera, se poi fuori, ma ripeto. Prima di entrare, cioè, ci sono assembramenti, ma è ovvio, ci sono centinaia di ragazzi, cosa volete che stanno uno a 1 metro dall'altro? Cioè, è ridicolo, no? E ovviamente tutti senza mascherina, poi dopo invece all'entrata tutti che si mettono questa mascherina, che fanno questa sceneggiata, così, siamo ridotti a questo. Quindi insomma manca un po' di buonsenso che poi è quello che si chiede a tutti, per esempio mi viene in mente un'altra polemica rispetto alla rilevazione della temperatura,
a casa, i genitori devono essere loro a prendere, no, a scuola, insomma, a parte che non si capisce niente, ma poi è un po' bizzarro il fatto che non si capisca nulla il primo giorno di scuola, nel senso che capisco quando, no, bisogna mettere i puntini sulle i, ma non quando tutto deve partire, ma al di là di questo, insomma, buon senso che viene un po' a mancare e automaticamente se davvero crediamo che la situazione sia ancora emergenziale, è un po' complicato affidarsi al buon senso di ciascuno. Non che io non abbia fiducia nelle persone, però insomma, le statistiche insegnano che purtroppo poi ci possono essere anche delle devianze rispetto a quello che è il buon senso e quindi le buone norme, le buone regole. Concordo con te, Emanuela, su questo. Io ritengo che certamente non era una cosa facile da gestire il ritorno delle scuole, però vabbè, è stato deciso di prendere questa situazione, diciamo, un po' surreale, cioè che all'interno della scuola vengono insomma delle condizioni e all'esterno della scuola l'esatto opposto, completamente il contrario. Quindi è ovvio che l'eventuale virus, se si deve così sviluppare, si sviluppa ugualmente che noi abbiamo i banchi singoli o i banchi doppi, insomma, con il famoso compagno di banco, quello che una volta era il compagno di banco, che adesso non ci sarà più. Ma chiaramente se fuori invece i ragazzi stanno a contatto tra di loro, qualora dovesse esserci svilupparsi il virus, chiaramente avrebbe tutte le condizioni per svilupparsi. Quindi diciamo che viviamo in questo mondo che è un po' assurdo, io lo considererei un po' assurdo, però il tempo è galantuomo e speriamo che un giorno verremo a sapere tutto quello che è successo in quest'anno. E speriamo solo in quest'anno, speriamo che la cosa non vada avanti a No, lungo. no, certo, no, beh, insomma, Giancarlo, poi sai, tutto ruota intorno al vaccino, no? Chiaramente, insomma, sarà lì, però qualche mese passerà. E non parliamo ancora del fatto che succederà sicuramente, forse lo accennavamo io e te proprio la settimana scorsa, che qualche bambino si ammalerà, non di coronavirus, intendo dire, insomma, ma di influenza normale, influenza stagionale. E quindi immaginiamoci cosa potrebbe succedere, ma non anticipiamo i tempi. Peraltro, beh, c'è anche la polemica sui banchi di scuola, al di là del tema del compagno di banco, ma mi riferisco a quelli con le rotelle. Non sono ancora arrivati ovunque. Il ministro Azzolina dice entro ottobre arriveranno 2,4 milioni di banchi nuovi, già sono stati inviati 94 milioni di mascherine. Però insomma io leggevo alcuni appelli dei presidi delle scuole che invece dicevano guardate che mascherine non ce ne sono, nel senso che basteranno per i primi giorni, poi saremo senza, quindi portatele voi da casa. Mi sembra di leggere un copione già recitato e già letto, appunto Giancarlo, insomma quando le mascherine mancavano addirittura per gli operatori sanitari. Certo, ma poi appunto anche queste mascherine qua si usano all'interno, non si usano all'esterno. Devono essere fornite ovviamente dallo Stato, perché se è una cosa che impone, chiaramente deve anche fornire queste mascherine. Immagino il caos che ci sarà, perché chiaramente sono decine di milioni di mascherine perché se ogni giorno devono essere cambiate. Immaginatevi che numeri si raggiungono. Quindi anche questa questione rimane una questione che sembra paradossale, insomma. Cioè, Sì. le mascherine sì all'interno, no all'esterno. All'interno, se una persona vuole portarla alla porta, se non la deve portare alla porta, quando sarà interrogato dovrà togliere la mascherina. Insomma, ma poi a me giungono delle voci, io non so se sono vere, perché stento veramente a crederci, Emanuela. Per esempio, mi hanno detto
Sì? Cosa, cosa? Sono curiosa, che voci? I fogli di quelli che quando andavo a scuola io si chiamavano compiti in classe, che adesso invece si chiamano verifiche, ma insomma è la stessa cosa, insomma, che vengono fatti in classe. Dovrebbero essere messi in buste di cellofan, chiuse in buste di cellofan alla consegna e non toccate per 24 ore. Cose Oh veramente, mamma, io sì, ma... me l'hanno. Ah, io spero che chi me l'abbia raccontato voleva prendermi in giro, perché se è vero, siamo veramente al ridicolo. Ma guarda, io ti dirò anche di più, io capisco che soprattutto quando si ha a che fare con persone più giovani, con bambini, eccetera, probabilmente occorra mettere delle regole ancora più ferree, però non so, leggevo che non si possono neanche passare le matite, le penne, insomma, in realtà, ecco, è un po' tutto messo giù in modo anche fin troppo pesante. Poi ripeto, per non essere insomma tacciata di menefreghismo tra virgolette, che poi le regole di base devono essere magari in questi casi ferree e rigide. Poi è ovvio che se si vuole passare anche una penna non succede niente, però insomma diciamo che questo non contribuisce a alleggerire il clima generale, Giancarlo, no? Assolutamente, io penso che le famiglie cominceranno tra un po', spero, anzi, più che penso, a chiedere che queste regole siano anche un po' così, insomma, superate, perché veramente, ripeto, a me sembra il festival dell'ipocrisia. Questo è. Ok. Allora, un amico scrive: "Bravo, è una sceneggiata o meglio una tragicommedia. Rispecchia ovviamente la situazione della scuola e l'organizzazione, secondo questo amico, la preparazione e mette tra virgolette questa parola e la capacità, altra parola, tra virgolette, dei nostri politici." Come dire che i politici attuali non possono prendere delle decisioni e fare delle scelte sensate per il nostro paese. Ringrazio l'ascoltatore, sono assolutamente d'accordo con lui. È una tragicommedia, forse ha usato il termine giusto. Ok, vabbè, invece c'è chi dice che a volte con questa trasmissione siamo faziosi, in realtà non sono d'accordo, nel senso che Giancarlo ha le sue idee e questo è uno spazio in cui parliamo con lui, ci sono altri momenti in cui parliamo con altri esponenti, soprattutto in questo periodo, vi faccio un esempio, abbiamo ragionato intorno al referendum dando voce a diverse opinioni e laddove c'erano delle voci giustamente della maggioranza si andava pro governo, quindi dipende, nessuno sta dicendo che quello che dice Giancarlo è scienza. Lui stesso credo che non lo dica, no? Ma rientriamo sempre nell'ambito dell'opinione. Quindi, perché questo amico dice: "Se il vostro cuore batte a destra, ditelo." No, a parte che non dobbiamo necessariamente. Giancarlo lo può dire. Io ascolto sia Giancarlo che esponenti, come detto, del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, e in base ai loro ragionamenti io seguo i loro ragionamenti. Quindi non vuol dire che il mio cuore batte a destra, a sinistra, in alto, in basso o con colore verde, rosso, giallo, blu. Ciascuno ha la sua idea, ma poi io seguo i ragionamenti di ciascun ospite. Poi ciascuno fa le sue valutazioni. Questo lo dico perché, ripeto, ciascuno ha la sua idea, ma almeno ce la mettiamo tutta. No, cerchiamo di non essere faziosi perché non è questo l'obiettivo. Nessuno vuole convincere nessuno a pensarla in un certo modo. Quindi grazie per il messaggio perché mi ha dato modo il telespettatore di specificare e di dire: "Giancarlo, di la tua, però per te è un altro tipo di ragionamento." Ecco. Assolutamente dirlo, perché altrimenti il mio povero papà in questo momento si sta rivoltando nella tomba a sentire che suo figlio è di destra, no? Per lui sarebbe una bestemmia. E, no, allora chiarisco, perché vabbè, forse la persona non mi conosce, io non sono di destra, non sono di sinistra. Se devo così descrivermi, insomma, collocarmi, potrei dire di essere un liberale, ecco così. Ma non ditemi che sono di destra, veramente è un insulto a me, alla mia famiglia, così come non dovete dirmi che sono di sinistra, perché chiaramente non lo sono, ma non è assolutamente, No, cioè. guarda, poi stanno scrivendo altri messaggi, stanno arrivando altri messaggi,
chi invece sostiene che le nostre trasmissioni siano corrette, ma indipendentemente da quello, un altro amico, questo fa sorridere, è meglio se il cuore batte nella scatola cranica, né a destra né a sinistra, ma che è un po' quello che stavamo dicendo noi, magari c'è un argomento o comunque un ragionamento fatto da una persona che può essere anche schierata politicamente, ma io credo che valga sempre la pena seguire i ragionamenti di ciascuno. Poi tanto chi guarda, chi ascolta trarrà le sue conclusioni, però insomma a me piace seguire i ragionamenti di tutti. Quindi ripeto, se Giancarlo mi dice che vede insomma che la scuola non è tanto organizzata, a parte che anch'io reputo che sia così, ma questo non è che sono contro necessariamente al governo, io credo che come organizzazione abbiamo peccato un pochino. Mi sbaglierò benissimo, ma non è che se dico questo significa che sono contro il governo, lo dico perché faccio le mie valutazioni. Insomma, comunque Giancarlo, detto questo, perché è una cosa su cui io mi concentro molto e alla quale tengo tantissimo, insomma, poi se sbagliamo siamo sempre umani tutti e quindi pronti a riconoscere gli errori, ma non è in questo caso. Comunque, allora, Giancarlo, visto che leggiamo in sovrimpressione Paese Italia tra incognite e perplessità, quali altre, con te parliamo spesso delle attese che ci sono anche rispetto proprio al periodo del coronavirus, no? Visto che di questo stiamo parlando, quindi le attese dell'Europa, abbiamo sentito il nostro ministro Gualtieri che ha detto che l'Italia si sta riprendendo meglio del previsto, adesso c'è ancora tutto un dibattito interno alla maggioranza sul recovery fund, sul MES, insomma, che cosa possiamo dire appunto oggi? Manuela, scusami, ma visto quello che hai appena detto prima, correttissimo, io sottoscrivo in pieno quello che hai detto, cioè questa correttezza da parte tua nel gestire una TV che appunto ascolta tutti e quindi, però dato quello che hai detto, permettimi così, parlare di un fatto che mi ha un po' colpito, insomma, anche è arrivato da un amico. Io ho sentito la tua intervista bellissima a Claudio Borghi. Esatto, Sì, settimana scorsa, esatto. la settimana scorsa. E naturalmente, a parte farti i complimenti perché effettivamente l'hai gestita molto bene, ma invece devo dire che avrei qualche cosa da dire su ciò che ha detto Claudio Borghi. Allora, premetto subito una cosa, Claudio Borghi è un amico, è una persona che io stimo e presumo anche, anzi, ritengo proprio sia così, anche lui stima me. Quindi, chiaramente queste cose è meglio dirsele tra amici che non, cioè, avesse detto le stesse cose, ecco, uno del PD oppure comunque, insomma, di persone con le quali spesso mi trovo, non mi trovo in linea, non avrei detto niente. Dette da Claudio Borghi invece mi hanno fatto un po' impressione, no? E quindi allora, scusami tanto, io per essere preciso, sai che Sì. sono così, precisino, matematico, quindi mi sono anche annotato alcune frasi di Claudio Borghi, che ha detto Claudio Borghi. In pratica denigrava un po' questi partitini dello zero virgola, no? Allora diceva l'effetto pratico di questi partitini è far vincere il PD, vabbè, non si capisce perché, ma comunque insomma c'è stato un esempio, Casa Pound, che era anche sorretta da mezzi di informazione, a me non sembrava, ma non ha importanza. Comunque dice continuare a fare singoli partiti non è la strada giusta. Non è che si fa il partitino usa e getta per un tema, per un argomento. I partiti già ci sono, bisogna portare argomenti all'interno dei partiti che già ci sono. Allora, caro Claudio, mi rivolgo a te. Benissimo, ma se avesse ragionato esattamente come hai ragionato tu, cioè che non bisogna fare il partitino perché i partiti già ci sono e bisogna entrare in quelli che già ci sono, se avesse fatto lo stesso ragionamento Bossi, Umberto Bossi, tu non saresti in Parlamento, no? Cioè, Ok, beh certo, stando a questo ragionamento sì. è facile da capire, caro Claudio, cioè è perché Bossi ha fatto un partitino. Bossi, noi lo chiamiamo il Senatur perché era l'unico eletto della Lega alle prime elezioni, no? Un solo eletto in Senato, Umberto Bossi, e noi l'abbiamo chiamato il Senatur.
E da lì adesso la Lega era arrivata al 30% dopo diversi anni. Quindi, caro Claudio, denigrare i partitini piccoli, lascialo fare agli altri. Tu sei di una categoria superiore, ma non solo, hai detto anche appunto i partitini usa e getta, eccetera, su argomenti. Guarda, se ti riferisci, perché poi dopo lo ha detto espressamente, che si riferiva a Italexit, non è un argomentino, è l'argomento fondamentale per l'Italia, caro Claudio. Cioè, mettere al centro dell'attenzione il problema dell'euro non è mettere al centro dell'attenzione il primo argomento così che capita, si mette al centro dell'attenzione l'argomento principe, l'argomento per il quale gli italiani o stanno bene o stanno male. Quindi, insomma, Chiarissimo, posso far avere eventualmente questo video a Claudio Borghi, giusto? io direi di più perché ovviamente non voglio nella tua trasmissione, ci mancherebbe altro No, dimmi, approfittare. dimmi, vuoi che vi invito insieme? Ma mi farebbe più che piacere, certamente. Ci proviamo, certo. Ripeto, perché la questione è, lo ripeto. È che con Claudio Borghi siamo in ottimi rapporti, voglio dire, noi abbiamo fatto una trasmissione assieme sulla moneta, che secondo me è stata una trasmissione molto bella. Io invito tutte le persone, se vogliono andare su YouTube e vedere quella trasmissione. Ripeto, dette da Claudio Borghi, le cose mi hanno fatto un certo Va effetto, insomma. bene, è chiarissimo. Guarda, intanto chi volesse rivedere l'intervista di Claudio Borghi, peraltro dopo, prima di riprendere il live, andrà ancora in onda da noi, ma su YouTube la trovate, basta che mettiate le fonti TV, comunque andate nel nostro canale, cercate Borghi. Allora, Giancarlo, io ti leggo anche qualche messaggio. Intanto Antonio dice, chi dice che non è né di destra né di sinistra, allora vuol dire che è di destra, e scrive, è una citazione. Un altro amico dice, ma citazione di chi? Non è citata la fonte. E poi scrive: beh, stima Borghi e da Borghi è stimato, ergo dovrei dedurre un fantomatico distacco politico. Allora, Antonio, però io non è che voglio insistere su questa cosa. A parte che essere di destra indipendentemente non è un reato. Cioè, si può essere di destra o di sinistra. Non capisco perché se una persona è di sinistra va bene, se una persona è di destra, con tutto che un'altra persona come te può dire che non sono d'accordo. Ma il dibattito politico è fatto di questo. Se ci fosse solo la sinistra, non esisterebbe la politica. O comunque non esisterebbe il dibattito politico. Quindi, fermo restando che non è un reato essere di destra, non capisco perché dire che non sia di destra vuol dire necessariamente esserlo. Se Borghi stima Marcotti e Marcotti stima Borghi, stessa cosa, non è detto che si debba ragionare in modo identico. Io posso stimare un mio collega perché, anche se la pensa in modo diverso. Anzi, è proprio lì l'intelligenza che porta a valutare realmente la democrazia, credo, perché andare d'accordo con persone che ti dicono io la vedo come te è facile. Quindi, insomma, credo che sia ancora, anzi, un plus stimare ed essere stimati da persone che non la vedono come noi. Detto questo, poi si sta scatenando un po' anche il dibattito intorno a quello che dicevamo prima, Giancarlo, su le regole della scuola che, insomma, sono un po' ipocrite rispetto a quello che succede fuori. Un amico scrive: beh, però in questo momento bisogna evitare gli assembramenti, bisogna portare le mascherine, quindi, come dire, è fuori che si sbaglia. Certo, infatti si diceva è ipocrisia, mettiamoci d'accordo, no, Giancarlo? È quello il discorso. Assolutamente sì. Allora, parlo delle due cose. Vabbè, hai già detto tu in maniera precisa, insomma, sul fatto di destra o sinistra, io non riesco a capire. Guardate che io sono dell'idea che l'estrema destra e l'estrema sinistra si assomigliano molto, ma veramente molto. Ed essere di destra e di sinistra vuol dire anche molto mettere lo Stato al centro dell'attenzione. Io, per quanto riguarda la finanza pubblica e insomma l'intervento dello Stato nell'economia, sono perché sia il minore possibile. No, naturalmente ci deve essere un intervento dello Stato, ma deve essere il minore possibile. Questo già mi identifica come una persona non di destra.
non No, ma Giancarlo, disse niente. ma poi comunque ancora dice chi l'ha detto che è un reato, no? Lo so che non l'hai detto tu, Antonio. Basta che non facciate finta di esserlo. Io ho spiegato bene che seguo sia i ragionamenti di destra che di sinistra. Se poi volete capirlo, bene, se no, pazienza, che devo fare? A me interessa che come dire, che si scateni un dibattito perché è sempre costruttivo andare a leggere anche, come dire, quello che ci scrivete. Poi non è che nessuno fa finta di essere niente, ci mancherebbe altro, proprio perché non è un reato, non è che si deve far finta. Però vedrete se ci seguite, magari, che so io, non è in previsione, ma se dopodomani parlerò con un esponente di Rifondazione Comunista, che ancora esiste, seppur in percentuale minoritaria rispetto ad altri partiti, visto che si parlava di partiti piccoli, vedrete che seguirò i ragionamenti allo stesso modo con cui seguo i ragionamenti fatti da Giancarlo Marcotti o di Borghi, visto che abbiamo nominato Claudio Borghi della Lega. Insomma, io li seguo allo stesso modo e non faccio finta né di essere una cosa né dell'altra. Poi nel segreto delle urne voterò quello che mi pare, no? Cioè, insomma, non credo che ci siano problemi. Allora, Giancarlo, siamo quasi in chiusura, perdonami. Ho insistito su questo punto, ma perché quando purtroppo si parla di politica, a volte ci sono delle incomprensioni che a mio parere non dovrebbero esserci, cioè, perché? Giusto? Sì, purtroppo, ma io infatti non voglio mai entrare nell'agone politico vero e proprio, anche se naturalmente quando si parla di qualsiasi argomento, più o meno si parla di politica, insomma. Allora io ho sempre detto che non sarei mai entrato in politica a meno che non fosse nato un partito o un movimento che aveva come primo e unico scopo quello di uscire dall'euro e dall'Unione Europea. Ecco, allora io penso che uscire dall'euro e dall'Unione Europea sia l'assoluta priorità che ha l'Italia. E quindi il mio sogno è un partito sulla falsariga dello UKIP inglese, cioè quello promosso da Sì. Nigel Farage, che è riuscito da solo a costringere prima il governo a fare un referendum, poi vincendo il referendum è riuscito a permettere al Regno Unito di uscire dall'Unione Europea. Ecco, io vorrei che nascesse in Italia una cosa simile. Ok, quindi non Ok. penso che sia un ragionamento di destra o di sinistra, perché ritengo che quella sia la priorità per l'Italia, l'assoluta priorità. Da lì è tutto. Va bene Giancarlo, allora siamo in chiusura anche di questa puntata che è stata decisamente intensa e grazie a Giancarlo Marcotti. Ricordiamo ovviamente trovate Giancarlo sempre con i suoi video su Finanza in Chiaro ogni giorno, quindi con gli argomenti centrali e poi il lunedì alle 11.30 e naturalmente sul nostro canale YouTube troverete tra pochissimo la puntata che stiamo per concludere. Giancarlo, grazie mille per la tua disponibilità. Grazie a te, Emanuela, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie anche ai miei telespettatori che sono sempre belli pimpanti. E continuate a restare sulle fonti TV, tra poco tutti i nostri approfondimenti prima di ripartire con il live alle 14.30 con Giacomo Iacomino. Io saluto anche Alberto e Alessandra che mi hanno seguita in regia. Restate sulle fonti TV e seguiteci sui nostri canali.